Oggi parliamo di droni. Il Politecnico Nord-Occidentale, università cinese, ha sviluppato un drone che non necessita di atterrare per ricaricarsi. E come funziona questa tecnologia? Si caricherà con l'aria o con i raggi gamma? Nulla di tutto ciò, lo scopriremo dopo la sigla. You can... Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di droni cinesi, ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale, anche perché la mia nuova serie andrà in onda questo mercoledì, quindi non ve la perdete. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con questa notizia che parla di questi nuovi droni cinesi. Ovviamente la tecnologia sviluppata è stata fatta con finanziamenti militari, quindi non si sa molto. Dunque, questo nuovo tipo di drone si ricarica mediante l'uso di raggi laser. Non questi raggi laser, neanche quest'altri. Semplicemente il drone è equipaggiato con un ricevitore fotoelettrico che, ricevendo questo laser che si trova a terra, riesce a ricaricare le proprie batterie. Ora, per tutti quelli che, come me, hanno un drone, si stanno facendo alcune domande, in particolare due. Quando un drone sta in hovering, cioè in volo stazionario, tutti sanno che non è proprio stazionario, comunque un pochettino oscilla. Questo può essere dato da tanti fattori, uno dei quali è il vento. E come fa questo sistema a compensare per queste oscillazioni? La stazione di ricarica che si trova a terra usa un complicato sistema di tracciamento che insegue il drone. Sicuramente l'altra domanda che vi state facendo è: a quale distanza verticale bisogna che il drone si trovi affinché possa essere ricaricato? Bene, il sistema che emette il raggio laser riesce a modulare la sua intensità in base non solo alla distanza in cui si trova il drone, ma anche agli effetti della densità dell'aria, in modo tale che il drone riesce sempre comunque a ricevere la stessa quantità di energia che serve poi al convertitore fotoelettrico per convertire l'energia che riceve dal laser in poi energia elettrica che serve per ricaricare le batterie. Detto ciò, la domanda resta: a che altezza si deve trovare il drone? Beh, io ho letto la notizia da due fonti. Una fonte dice circa 10 metri, un'altra fonte dice addirittura all'altezza di un grattacielo. Ovviamente, come vi dicevo, essendo una tecnologia sviluppata in ambito militare, anche se sarà sviluppata da un ateneo e comunque una tecnologia militare, non si sa molto. Però avere dei droni che non necessitano di atterrare per essere ricaricati è un bel vantaggio. Benissimo, pinguini. Questa notizia è molto breve, ma la trovavo molto interessante per il motivo che anch'io ho un drone. E avendo appunto un drone in prima persona, so che non riescono a restare in aria molto a lungo. Con le batterie che ho io riesco a stare 20, massimo 30 minuti in aria, in base a quando lo faccio camminare. Sì, ok, sono molto veloci, però non hanno una lunga autonomia. Beh, certo, qualcuno potrebbe dire non possiamo mettere le batterie più grosse. E c'è sempre quello che si dice in inglese un trade-off, cioè si fa un compromesso tra l'autonomia del drone e il carico, ovvero il peso che ha lo stesso. Mettendo una batteria del doppio della capacità, quindi il doppio del peso, non garantisce il doppio dell'autonomia, visto che aggiunge appunto un peso. E se avete un drone come ce l'ho io, sapete quanto pesa uno di questi pacchi batteria, che come vengono chiamati, aspetta, in inglese si chiama LiPo, ai polimeri di litio, sono pesanti. Benissimo pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto, ci vediamo mercoledì col primo video dello speciale di Cody Academy, e quindi nell'attesa vi rimando gli altri contenuti che porto su questo canale e ci vediamo presto. Ciao Kilo!